Alerte no sul Dead di Mario La Galla, la sentì una quarantina d'anni fa recitata dal figlio dell'autore e fece un bel effetto perché sapeva recitare. Stavolta mi dovete accontentare di uno che è in foggiano. No, no. Alerte no sul Dead. A ricchiez, ma non mi sa capez. Io a me e tu in a lettere. Io vedete te. Questa è la cartolina un progetto alla quale diceva: caro soldato, devi venire subito a presentare, se no ti faccio fucilare. Mamma mia, mi veniva una scanina e poi un nudo cane che tremava come una cane. Io ho stretto a passare a misura. Quello mi sfuggiava dalla nuda, assieme a me stavano là, assomigliavamo tanto a un purgatorio, una affiancanata. Facevano 1,5 metri di altezza e 80 di turaccio, convinto proprio che mi scartavano per basciatori o almeno mi facevano renanino, ma quelli mostri manca a farlo apposta, mi facevano Antonio. Un giorno dopo ci portarono alla stanzione e là stava un sargentone a pezzicato in faccia una porta che dice: fuori che mi parte la tradotta. Partimmo giusto quella notte. Dopo 8 giorni di cammino ci sduacarono sopra un monte che si chiamava Sabatino. Appena arrivato, a facendo buona pensiera, mi tirano un mulo fragile che mi aveva scritto calice, che aveva fatto sotto e sopra da una trincea nata portando bugliette e messaggi. Dopo 8 mesi di soldato, io davo compagno mio a quella banda, un figlio di sterrazzi. Compagno, tu che sei più straviso di me, dammi un consiglio per scrivere una letterina in famiglia. Subito pigliamo carta, calata e penna e facemmo sti 4 ciappetti. Sabatino, 17 maggio 1915, Nuvara Compagnia, seconda divisione incurazzata, 300° reggimento di fanteria, zurro di guerra. Cara madre e padre, vi scrivo questa lettera per farvi sapere l'ultima statera di mia salute. Ma non ci sto più quando stavo prima. Ma non ci sto più quando stavo prima. Stavo a quella tavanna da Curezia, e cioè sopra la Trentina, alla quale non si può mettere un passo, stanno tutti i culazzi appesi. Acqua. Poi mangiare, ci hanno arrangiato. Ci danno una galletta tosta come un mattone ogni 7-8 ore. Figuratevi che ho capitano, ha troppa fame, mi piglia sempre per salare. E mai non ce la faccio più. Va trovo quali giorni, ha già lasciato tutte cose, ma andiamo a foggia. Non c'è niente che mi diventa sartone. A qua faccio sempre freddo, a neve e a zuffone. Non si vede mai nel grande sole. Figuratevi che purtroppo c'è, ma gli congiuro di piedi, con i quali vi abbraccio e vi bacio. A qua stiamo tutti molto fegati di cannone e metraglie. I tedeschi stavano facendo l'armamento, ci volevano pigliare un tradimento. E mentre facemmo assalto a baionette, se non facemmo retrocesse, facemmo a volte i falconette. Io sarraglio proprio sfortunato a sta fronte. All'altro giorno, mentre ascevo di corvetto, qui non mostro dovuto, è scivolato e si è spezzato una gamba. Fu curato un dispiacere che gli ho sofferto, così spero tanti di voi tutti in famiglia. Ma a davanti un figlio di Pisciavarone con la licenza infernale, e poi pure un figlio di Danuccillo con la licenza a Sinurè. Vedete pure voi a Foggia, dalla bocca città c'è, si regalate una 5 lire, chissà facete di suonare pure a me. Basta, non mi prolungo più. Ma raccomando, quando cagno un colore un ciuccio, facete subito i pezzi freddi sopra la treppa. Date un vaso di griucci, alla quale vi abbraccio e vi bacio. Vostro figlio Miuccio Scarravioccia. Se questa lettera non la riceverete, mi farete sapere. Bravissimo. Questo è chiaramente datato, ma ripeto, quando l'ascoltai 40 anni fa facevo un sacco di ma anche oggi si fa di divertire Gino Marmorino. Sono Gino Marmorino, sempre dalla mia dispensa che ho fatto per uso personale e di divertimento. Francesco, un foggiano doc. Francesco è un cappotto nuvolo, siamo in pieno
anni 60, Francesco Foggiano Terrazzano Verace e sua moglie Tresenello decidono di comprare finalmente un cappotto nuovo al figlio adolescente Paolucino. Quello in uso era ormai liso e indossabile per la taglia diventata semizzino, poi detto che è cresciuto. Dopo aver girato quasi tutti i negozi della città, fanno la loro scelta. Tresenello: Francesco, come lo vedi questo cappotto? Francesco annuisce positivamente. Ma Paolucino protesta: mamma, ma cosa brucia questo cappotto? Che sopra risponde: che dici mamma, è tanto bello, ti voglio proprio la soddisfazione. La soddisfazione per la nostra mamma vuol dire 2-3 anni di più, perché poi non la cresce. Francesca allora, con aria convincente: Paolucino, papà, vedi come ti scende bello, sopra le spalle, quei bel comodo come. Tutto questo si svolgeva sotto gli occhi speranzosi dei due commercianti, sperando di poter vendere. E invece? E invece poi c'era il secondo tempo, vediamo, la contrattazione. Ma quando vuoi, 10.000 lire, 10.000 lire, mi dico, questo lo diceva mia madre. Ecco come fa, ma io tengo 5 figli, poi vengo sempre da te, ma non ci guadagno niente, fino a lui. E tu che la speranza che si finiva perché magari aveva appuntamenti con l'amico, andare a giocare a pallone, io qualche cosa. Questa è una scena che penso che in quegli anni abbiamo vissuto tutti, grazie. Si può dire un anetto, come diceva. Assolutamente. Ma è più per un fatto, diciamo, che mi ha richiamato la memoria, una cosa che sentì tantissimi anni fa, una poesia. Michele Sepalone, per chi non lo conosce. Una poesia di tantissimi anni fa, non mi ricordo chi la scrisse, non mi ricordo il termine. In sostanza la storia è questa. Una signora va in un negozio per acquistare un cappotto e sì, allora decide con quello che doveva pagare a rate, dice come vogliamo fare, dice senti, mo che arriva Natale te lo pago, e questo sì, avete già capito, no? Avete già capito, allora dice a lui Natale, a lui Pasqua, a lui Natale, o terzo Natale, l'aia ha chiamato, signore, mi hai spiegato su una tua da me, che hai capito, le figli, ci andiamo a vedere, ci frammentare. Allora, in realtà questa è una bellissima poesia scritta da Raffaele Lepore, che io ho avuto il piacere di registrare poco prima di Capodanno di quest'anno a casa di Giacinto Sica, ed è disponibile su internet. Gli ho fatto un'intervista. Giacinto Sica, 98 anni ha compiuto ai primi di gennaio, e insomma lui è un cultore del dialetto foggiano, e quando gli ho chiesto di leggermi qualcosa, di leggerlo per, chiaramente per la città, ha scelto proprio questa poesia, è stato molto carino. Grazie di questa cosa, perché adesso mi hai tolto una grande dimenticanza, anche perché io con Raffaele Lepore siamo stati... Si chiama Mo che vene Natale. Questo è il titolo. No, no, il titolo è Mo che vene Natale e basta. Mo che vene Natale, te purga. Lei l'ha recitato, perché lo sa. Noi l'abbiamo fatta davanti a tutti. Se vuoi ti porti via. Allora, il titolo è Mo che vene Natale, che poi voi abbiate fatto la commedia, l'abbiate reintitolata Mo che vene Natale, è un'altra storia, però il titolo di Raffaele Repole è Mo che vene Natale, punto. Io ho fatto il protagonista di una sua commedia, Mo Avast, che è stata la sua prima commedia da autore che portò in scena. Ed era il 1980, ecco perché non ricordavo, purtroppo amaramente devo dirlo perché mi è dispiaciuto, però 40 anni sono pure tanti, nel frattempo abbiamo fatto tante cose nella vita, e quindi io questo lo ripeto, ti ringrazio di avermela ricordata, ancora più con grande affetto. Grazie Michele. Allora, poi si è dedicata alla mamma, di Felice Stella. Tu sei? Dora Delia. Allora, ma, ehi ma, stia aspettando che i pezzi si portano e non in bacio. E ti chiamo, ma tu non mi senti. E hai fatto una faccia a voi e devo in scarlo.
ne hai fatto di sacrificio, e hai passato momenti belli e momenti brutti, portando appresso un mondo di fatica, e mo non fai tenerezza. Si cagnò, hai fatto i capelli e hai ratto un bacio. I film t'hanno voluto, ma tu sei sempre vivo. Tu porti appresso una vita sui lontano, una vita che sei di generazione passata. Da vigliare, negli agnelli, su notte rombo il cuore. Si è sgarazzata una porta fragile, a porta utile. Mo, no, mo non avrei più azzeccato. Avrei solo accompagnato. Per questo, facili chiudere e pinza a campare. Sono Salvatore Vocale, del Rione Candelabro, e con Antonio Serino ho collaborato a passare dei vocaboli dei mestieri foggiani in generale. Mi soffermo sul mestiere di mio socio, il papà di mia moglie, che oggi lo chiamo il decoratore, o il pittore, però è un gambiatore. Oh, quindi se mia moglie mi dovesse dire a mappettare la chiesa, va a cattuponirlo, di solito che dava quello con il piso fritto, ma nella realtà dei fatti si chiude un plafone. Fa buttare i rami. Poi, a tempo, in quell'epoca, non esisteva, sarebbe la pittura bianca per i rami, si faceva un biaccone. Che era un biaccone? Un biaccone era povero come era la calce. Quindi quando facevamo i candini, mi fate vedere pure i cubati, quando facevamo i candini, a mezz'ora prima di fine turno, prendiamo un secchi, mettiamo l'acqua, sparnavamo questo biaccone, e tutta la notte si spunzava. Bello, faceva l'effetto su, a mattina che ieri, mettiamo l'acqua da ieri, la buttiamo una bella cosa, e gli avviamo quello che stiamo da fare. Poi stiamo dati con il più piccolo plafone si chiamava mazzucchero, che serveva per lavori più a fare inzuppolatura, smalto, tutte queste cose qua. Poi stiamo guardando una tonnina, che oggi la chiamano la pennellessa, o il pennello da termo, perché è pure un termosifone, che arriva fino a bacio. Qua si chiama, nel nostro cerco, a zappotello, oppure pennellessa becco, a pappagallo, a zappotello, che serve anche con un buttone, non arrivo con un plafono, o non arrivo con un bonino normale, con la zucchetta, che a zappotello si arriva a buttare queste cose qua. Poi stiamo di tutto altro tipo di lavorazione, un finto marmo, come si faceva questo finto marmo? Si fa la cinta, la terra ombra, e caccia montito, si deve un fondo, e poi ho un pennino sgangato, che poi si tagliano i pennini, perché non è che stiamo l'attrezzo con i rimorci, facevo un pennino sgangato, buttavo, si metteva un quattro, facevo ta 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 ta, e dava le striature, le strisciature, faccia con le porte interne all'appartamento, per far vedere tutto questo effetto legno, o con un pennino sgangato, oppure avendo la spugna tagliata, perché la spugna, per questo tempo di sganga, e facevo queste cose qua, tutti i film domani e tutto questo. Quindi gli attrezzi con tutto, diciamo, con tutto sono qui. Poi stanno un po' lì là come facevano i mostrini come la carta, ma già stava la carta. Prima stavo spostando bene, e abbagnavo, e avevano i ritri, e facevo un disegno in bacio muso. Dopo buttavo io, e facevo la carta, finta in bacio muso. Ok, grazie Salvatore, grazie. Silvia Marangelli. Dopo tante dissertazioni dotte, insomma, io voglio raccontare una mia teoria che alcuni anni fa, ragionando sul Foggiano, mi era parsa, insomma, credibile. E pensavo, a metà dell'Ottocento c'era la fame, si mangiava poco, male, i Dauni erano per lo più poveri. In questo territorio pieno di boschi, quei boschi che sono rimasti fino a metà 800, e c'era Federico II che ci passava in mezzo e pensando come poteva essere il paesaggio. Adesso c'è tutto questo grano, pensando all'incoronata, doveva essere così questo bosco, no? Con i fiumi.
E che faceva il Dano? Il Dano che faceva? Perché poi questa lingua così dura, senza vocali o con le vocali alterate, sembrava senza vocali. E allora ho immaginato che il Dauno usciva da casa col caldo e questo caldo forte gli asciugava il cervello. Gli asciugava il cervello e andava in cerca di qualcosa da mangiare, un lavoro, e poi tornava al tramonto stanco morto e con questo tutto asciugato dalla testa ai piedi, entrava a casa e diceva: è caduta la pasta. grazie compagno. Bene, Salvatore, allora. Sì, allora io sono Salvatore il grande è il coglione. Sembra Alessandro. Conosco un fattino, pittrice delle luci, Silvia Marangeli, ricordi di gioventù. Sì, tuo fratello. Esatto. E io mi occupo di teatro, di poesia, di bingo, insomma, sono un naif a 360 bene, gradi, bene. Diciamo, del mio piccolo. E però diciamo, quello che mi appassiona di più, il comparto che mi appassiona di più, è la rappresentazione teatrale, a prescindere dalla discussione che è stata fatta fino a questo momento. Mi piace raccontare le storie, che quindi ci parlano un po' della nostra cultura, delle nostre tradizioni, dei nostri costumi. Così ho voluto riprendere, tra le tante cose che ho scritto e rappresentato, una commedia che in pratica ho scritto 12 anni fa, ma che non ho ancora rappresentato come tante altre. Il mio cassetto è pieno. E si tratta dell'Avaro, non è l'Avaro di Molière, ma è l'Avaro della nostra Porta Accanto. E siamo stati un rapacheone. Rapacheone nel dialetto foggiano significa persona avara, restia a spendere, intenta solo ad accumulare e possedere. Su di lui si è soliti dire: quel è proprio un avaraccio, è proprio un rapacheone. Alcune breve considerazioni le ho anche ricavate dal web, dove si dice che l'amore spesso è cieco. E innamorarsi perdutamente di un avaro sulle prime potrebbe sembrarvi cosa di poco conto. In fondo chi ama non bada a spese, ma il vostro lui, se appartenente a questa categoria, quella degli avari, sì, perché l'avaro le spese le evita. Come capisci che da caccialuce a destra sparisce come matiotto? Le persone così sviluppano una speciale intelligenza nell'attuare comportamenti esclusivamente economici. Pensano e si muovono con ogni aspacchetto, in maniera falsa e subdola. Pensate che dagli alberghi spesso portavi anche saponette, cuffiette per la doccia, asciugamani, fermacarte, le marmellatine della colazione. Questo, direte, lo fanno tutti. Pensate però che l'avaro è capace di girare per ore, pur di trovare un parcheggio, purché non sia a pagamento. E chissà quanta benzina spreca, si stecca anche. È assai improbabile quindi trovarlo a bordo di un proprio mezzo, e per questo è un gran camminatore, e questo gli vale anche come risparmio palestra. Per concludere la descrizione compartimentale dell'avaro, o se preferite del tirchio, è questa. L'uomo avaro o tirchio, attenzione, non è una persona che non ama la bella vita, anzi, è tutto il contrario. Gli piace viaggiare, adora mangiare, bere, uscire, purché non sia mai lui a pagare il conto. Se lo invitate a cena, facendogli capire che sarà il vostro ospite, ebbene, anche voi ricorrerete al detto: acquista, è meglio comprare un vestito che invitarlo a pranzo. Azza! Acquista, è meglio uno studio che la maniera. Questa storia in commedia, non potendo chiaramente affrontare tutte le situazioni che potrebbero investire la sfera comportamentale di questi individui, proverà a dare alcuni esempi. E qui inizia in pratica. E lo vediamo un'altra volta. Grazie Salvatore. Sì, stasera ho portato una poesia
che si intitola Ninna Nanna Sotto Bob. Siccome ieri è stata la festa della donna, l'ho portata per omaggiare delle donne che si stanno comportando in maniera eroica adesso nella guerra ucraina, con i loro bambini nascosti nei sottosuoli, cose, e mi ha molto ricordato anche i bombardamenti di Foggia. Per cui l'ho scritta in dialetto foggiano, perché ho immaginato una mamma, le mamme sono uguali, tutti per l'amore dei bambini pure, una mamma che sta in un rifugio, che canta la ninna nanna al suo bambino per non farlo spaventare dal rumore delle bombe. Ninna nanna sotto i bombe. In da scuria mucciute, sotto la terra, chi figli abbracciate, cit cit, con occhi scandate, cavaure, che aggiri in da gobe, questo fresco di cinta sirene, aspettando sta bomba che viene, questo sangue che gelin di vene, e un corrompit che trema. Città mamma, non ti avviene più, fatta la croce e abbigliare Gesù, acqua, insieme a te, giusto che, tutto quanto, in divano di Dio. Sia Roma è uscita da qua, da sto posto, ce n'ha mai scappato. Con che fanno la mai attuata? Oh, sicuro, da morte mamma. Mo, creatore mio bello, durma, è fatto un bello su una tatà che torna da guerra, un zio felice, dalla nostra terra. Sti cose, già essere sta, dove stanno i creatori aiutati, loro non devono il corpo, da essere a conosce a volte. Il grande, con i suoi 360 gradi, mi fa venire in mente quando mi dice: ah, è un grande pittore, un grande fotografo. E io rispondo con la mia umiltà: più che grande sono grosso. No? Poi dice: ma come? E dice: perché tu sei un attore, hai fatto pure un attore teatrale, Raffaele, un fotografo, dice: ma c'è un manganino, grazie a Dio. E quindi a 360 gradi, e sì, purtroppo ho interpretato male i 360 gradi, sì. E la tutto concentrato qua. Sì. Fatto questo, voglio dire la poesia, ma sia di questo paraseggio, ma tu tambe. Si trova a seggio di primo. Beh, meglio di loro, perché sennò no, ci spazzano di casa. Io l'ho fatto. E poi, sono stato fatto il nostro regalo sarà l'applauso, ti puoi anche sedere. No. Siccome tu sai che si lavora e si interpreta con il diaframma, certamente, e la dizione, quella giusta, allora già il diaframma con la trippa e il diaframma posso. Va bene, facci sentire questa bella poesia, dai. Io metto il Mario no. E io metto il Barbone. Questa è una parte che negli anni 70 facevamo in ospedale con un gruppo di allievi infermieri che tiravamo su con Angelo Marsico, per chi lo ha conosciuto, poi crebbe il gruppo, facemmo Foggia Teatro come gruppo, citammo anche al Giordano, insomma, testamento. E quindi questa parte la faceva un voglio auto che faceva la parte di Pierini e tutti i cospettatori, e in moletta per uomo, si ricordavano le cose dei bambini. Bene. Una piccola premessa seria adesso, nel senso che non perché quello di prima chissà che cos'era. Io ebbi la fortuna di conoscere Raffaele De Sena nel 2011, quando con Cesare Rizzi e Salvatore Onorati, che allora era presidente dell'Ordine dei Medici di Foggia, così tiriamo su il gruppo degli Amici della Domenica, dei quali non molti oggi si ricordano anche volutamente. E noi ci trasferimo da Via del Mare a Via Normanno, e le Desene abita via, che via, vabbè, dovunque si interessa poco, vabbè, 100 metri di distanza, non c'era mica nessuno. Lui conobbe prima mio figlio Marcello, per il fatto che è Pride, organizzò lui una manifestazione per illudere
che poi al banchiere per costruire il palazzo, che sta ancora là la sua opera, nascosta però dalle transenne. E lui lo dice sempre, vieni che ci vengono figli, che nuovo padre. Poi una volta che ci conoscevo con il gruppo di amici della domenica, una mattina, un pomeriggio, all'epoca io stavo su Facebook, trovai la sorpresa di una sua poesia che lui volle dedicarmi, che lui chiamò L'uomo con l'occhio nello zaino. Siccome mi tende sempre un zaino per spalle, l'occhio fotografico era quello che tenevo là. E mi immaginò, ah no, come un gatto che era su un manichetto di tanto questo può per 30 kg di mezzo, insomma, volendo. E lui poi nel tempo mi ha dedicato più di un racconto personale su di me, alcune poesie. Stasera voglio leggervi una poesia delle sue che ho preso dal sito di Tonio. Allora, il tempo che mi indosso la lente di ingrandimento. Come si chiama questo componimento? A quell'uomo in bicicletta. Ah, a te. Perché io ho sempre girato a piedi in bicicletta. Purtroppo da quando sono stato operato all'anca, e non tanto, ma soprattutto per la cosa delle ernie che sto avendo, non mi riesce più. Però questo è un bel ricordo che lui scrisse di me. A quell'uomo in bicicletta. Voce. Adesso la alzo. Quando esce la mattina è ancora scuro, i luci appiccicati, pandella a guazza, i strada bagnati. E per davvero, lo so per 2 ore, no cazzo luce, ma lo sapevo, non so dove ci faccio. Io non consiglio me l'ha fatto, faccio vedere se tutti a posto, a virtù bar, a farmacia, a quarantena, a latteria, foggia, se scende muore. Fra un'oretta, il sepaturo, voce di fretta, poi meno un bambino, o di tascì, ma nato qua fuori, e se ne tira la bicicletta. Grazie, grazie.